Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Io sono JSmash ed oggi siamo tornati su The Binding of Isaac Afterbirth Plus. Maggie, andiamo che forse riusciamo a completare questo personaggio. CXR6Z2Y1. Ok. Maggie. Oh, che figo. Allora, dobbiamo ancora fare Maggie, incredibile ma vero. Ci manca solo un completion mark e poi avremo finito con questo personaggio per sempre. Dato che questo in effetti è anche il terzo salvataggio. Wow, siamo andati parecchio avanti. Incredibile come stia riuscendo a fare una serie dove faccio i 3 milioni per cento di Isaac. E inoltre ragazzi ho quasi 600 ore in questo gioco. Quindi sì, credo di aver speso bene 35 euro. E immagino che voi possiate spendere anche voi molto bene questi soldi, se avete intenzione di comprarlo il gioco ovviamente. Vi dico subito che ne vale proprio la pena. Isaac è difficile che a qualcuno non piaccia. Io ovviamente ve lo consiglio anche di prendere per PC, però ho sentito dire che anche quella versione per Switch non è affatto male. E inoltre sono così felice che la versione per Switch è quella è completa. Vabbè, stessa cosa anche per PlayStation 4, però è arrivata prima la versione completa su Switch. Vabbè, prima PC poi Switch. Vabbè, avete capito insomma. E comunque, se riuscite a comprare la versione di Isaac per Switch o per qualsiasi versione, ditemelo anche pure sotto i commenti. Io sarò interessato nel leggere che cosa mi dite. Ok, allora qua direi subire danno. Non però per dei ragni, grazie. Re invece dei simpatici oggetti che posso rirollare. Suppongo che... wow, molto utile. Grazie mille, gioco. Vabbè, non abbiamo perso nulla. Almeno questo è importante. Cioè, l'importante è questo. Ok. Inoltre, questo video... Aspetta, questo video... Sì, questo video esce giovedì. Lo sto registrando martedì. Quindi... dovrebbe, se non sbaglio, ci dovrebbe essere stata la live di mercoledì. Allora, non ne sono sicuro al 100%, come avevo già detto, però sono quasi del tutto sicuro che ci sarà appunto una live. Ci sarà stata per voi una live. Al massimo, vi dico adesso, se non c'è stata nessuna live, sarà stata spostata per... probabilmente martedì. Martedì, ciao. Volevo dire... probabilmente... Oh mio Dio, non mi viene in mente... La parola... Il giorno della settimana, scusate, poi lo sbadiglio. Ok. No, comunque... Se non sbaglio... Sabato. O sabato domenica, poi... No. Sono alquanto sicuro sabato. Quindi, al massimo... Tenete conto di quella giornata. Però secondo me dovrebbe essere andare a buon fine. Devo ancora un attimo parlare con volevo. Allora, come ben sapete, la live che farò, come avevo già promesso nella live precedente, sarà, se udite, su dei Battle Royale. O almeno sarà stata su dei Battle Royale. Quindi spero che vi siate divertiti. E spero di aver veramente fatto quello. Mi raccomando, me del futuro, rendimi orgoglioso di te stesso. Inoltre, se non sbaglio, la live sarà anche parecchio lunga. Quindi, beh, Spero che vi divertiate con la live. Attenzione. Era parecchio impossibile da schivare. Comunque, parlando invece di questa run. Questa run sta andando parecchio bene. Primo oggetto che abbiamo ottenuto, mediocre. È vero, mediocre. Però, già il secondo oggetto è parecchio buono. Nelth up, ottimo. Ehi, ciao. Ciao, bellezza. Ma ciao, bellezza. Volevi? Ok. Qua
la cosa bella, perché possiamo prendere questa bomba gratis. Inoltre qua abbiamo anche una batteria, non si sa mai se ci potesse essere utile. Magari otteniamo un oggetto attivo qui molto figo. No, però otteniamo lo stesso un oggetto molto figo, che è Bloodlust. Potrebbe esistere una synergy con Nyamhart e Bloodlust, e con tanta salute, però cioè funzionerebbe soltanto se poi riuscisse ad ottenere in qualche modo Goathead. Se riuscisse ad ottenere Goathead siamo a posto, altrimenti beh, le chance si abbassano di parecchio. Ok, qua metti una bomba, pure qua mettine una, ottieni uno Spirit Heart, ottimo. Ok, riesco a one shottare le cacchine, questa è una cosa parecchio bella. Ok, il fatto di non avere anche subito danno è una cosa parecchio buona, perché è vero che abbiamo Bloodlust, però evitiamo di subire danno in primo luogo. Inoltre, tipo, secondo me sarebbe un'ottima run dove ottenere Mom's Knife o un tipo Sacrificial Dagger, qualcosa del genere, insomma. Solamente per il fatto che abbiamo solamente per il fatto che solamente per il fatto che abbiamo Camo Andis, e quindi credo che sia l'unico modo decente per poter l'unico modo decente per usare o ottenere in primo luogo Camo Andis, che per chi non lo sapesse l'effetto è quello che finché non sparo, quando entro in una stanza nessun nemico mi andrà addosso, mi attaccherà finché poi non sparo. Un oggetto parecchio mediocre, anzi forse uno dei peggiori oggetti nel gioco, però ci sono un paio di synergy con cui potrebbe andare bene. Ok, un altro po' di danno. Oh yes! Di nuovo. Cioè a me va benissimo. Anzi, sono più che felice. Yes, 8 di danno secondo. Questa è esattamente la run della volta scorsa. E io sono alquanto felice per questo. Oh yes, danno esagerato. Che bello. È finito a quanto pare l'arc di run orribili dove faccio schifo. Ok, subito danno. Però questo non vuol dire nulla. Questo non significa niente. Solamente è stato un danno di distrazione. Ok, Dark Boom. Oh yes. Oh yeah, my baby. My baby. Prendi i mezzi cuori e trasformali in succo di vita. Ok, abbiamo vinto comunque questa run. E ormai è deciso. La run non è più perdibile. Abbiamo Dark Boom adesso. Abbiamo un buon vecchio Dark Boom, che ci darà un infinito ammontare di salute. Così infinito da non sapere più probabilmente più a cosa farne. Ora posso anche subire danno, che tanto Dark Boom, poi quando otterrà abbastanza cuori rossi, mi darà cose belle. Ok, vattene via, schifo rosso. Ok, fantastico, boss fight. Gurdi. E inoltre siamo anche parecchio veloci. Sarebbe, anche se ne dubito, ma sarebbe figo. C'è ancora uno dei, forse degli achievement più fastidiosi da fare. No, quello lì poi lo impiegherò tutto in un video a parte. Che è lo come cavolo si chiama? Non mi viene in mente il nome. È l'achievement zip, dove bisogna sconfiggere The Lamb in meno di 20 minuti. Che è parecchio difficile. E devi essere parecchio veloce anche. E non credo che sia possibile se non utilizzare un bug nel gioco, che probabilmente userò anche questa volta. Anche perché dato che quella è... Uaia. Per certi aspetti è meglio così.
anche perché forse è uno degli achievement più fastidiosi insieme a fare la challenge di Ultra Hard e al 31 alle 31 come cavolo si chiamano? Le 31 challenge daily run, volevo dire. Oh, grazie, ragni gratis. Aia. Vai. Ottimo. Ma suppongo sia meglio di Gnamsart. Vediamo prima cosa c'è nello shop. Niente di che. Cioè, ristock è buono, ma... nah. Non mi convince. Questo no, grazie. Soprattutto aver... dopo aver buttato via... l'altro coso. Anemic, no. E spostati. Lazarus Rags. Suppongo di sì. Intanto dobbiamo anche fare, se dovessimo morire almeno possiamo andare avanti con Lazarus. E Lazarus anche lui ha delle cose, ha dei completion mark da completare, che però ora sinceramente non mi ricordo quali, però ce li ha. Vabbè. Ok. Sapete una cosa? Aia. Sapete una cosa che secondo me avrebbe anche parecchio senso, guardando quanto... quanto Isaac sta facendo, facendo bene nelle console. Vabbè, questo è vero. Sarebbe parecchio particolare, oserei dire. Ma immaginatevi un amiibo di Isaac, quanto sarebbe figo. Ma io vi spiego anche come potrebbe essere figo. Tipo, in pratica inserisci l'amiibo, è quello che ti permette di fare. In pratica, in pratica puoi, che ne so, puoi selezionare, che ne so, oh ciao, addio. In pratica puoi selezionare 3-4 oggetti, qualcosa del genere, e che, con cui puoi partire in una run. E tipo, lo inserisci l'amiibo e inizi a fare questa run. Ovviamente non sarà, come dire, non ti aiuterà con lo sblocco degli achievement, però vi rendete conto di che ideona sarebbe? Così, almeno, che ne so, vuoi fare una sfida difficile, tipo parti con Soymilk, che ne so, Cursedai, qualcosa del genere? Beh, ora lo puoi fare. Ok. Ottimo. Secondo me, nonostante, cioè, tutto poi dipende da Nintendo se vuole veramente fare dei modellini di un bambino nudo che piange. Questo però sta tutto ovviamente a Nintendo Daddy. Però oltre a quello, secondo me... Oh mio Dio, 20 di danno, wow. Comunque secondo me potrebbe uscire una cosa parecchio figa se poi riuscissero a trovare i permessi. Ok, facciamo così. Ma non l'ho immobilizzato? Huh. Strano. Ciao. Aia, mi hai colpito. GG. Due volte. Un'altra siringa, questa è parecchio buona. E Gimpy lo prendo volentieri. Ok. Run eccellente, oserei dire. Ho una chest oscura con due Spirit Heart. Sì, dai. Immagino sia un buon... giusto, Gimpy con Dark Boom. Non ci avevo neanche pensato. Ora basta che mi diate un paio di succosi la cap. E dammi la chiave. Ok, stiamo anche... abbiamo anche una buona velocità. Tutto grazie a Growth Hormones. Aia. Ok, sta andando parecchio bene. Molto, molto bene. Sono felice di questa run e del fatto che probabilmente, anzi quasi sicuramente, riusciremo a completare Maggie. Che figo.
dopo fin troppi episodi siamo riusciti a completarla. Certo, è vero, forse è un po' troppo presto per dirlo, però mi sento alquanto fiducioso nel fatto che non avremo più nessun tipo di problemi. Ok. E poi inoltre bisogna ammettere, porca miseria, ci sono, ho visto su Reddit uno che si è messo a fare la stima media di quante run, di quante ore dovresti passare per fare il 1000% nel modo, cioè nel modo senza tipo mai morire, tutto sapendo già come funziona il gioco. 100 ore solo per il gioco così come il gioco così com'è, senza contare morti, eccetera eccetera. È assurdo. È veramente una cosa è veramente una cosa fuori di testa, secondo me. Io non voglio questi, grazie. Dannazione. Dammi cose buone. Ok. Preparati a morire. Ok. Chi c'è ancora? Ma chi c'è ancora? Oh, c'è un tizio testoso. Vieni qui, tizio testoso. Ok. E abbiamo anche trovato già il boss, che è fantastico. Bomba. Troll bomb. Non era esattamente quello che volevo, ma ok. Sister Viz. Non pietrifica i boss? Mi sembrava che lo facesse sempre. Vabbè. Vabbè. Preparati ad avere una delle tue sorelle morta. Ok. E sei morta. Ok. Fantastico. Soldi. Questo è parecchio buono, suppongo. Cioè, nel senso, ora possiamo un attimo tornare indietro e comprarci un paio di cose. Ad esempio, possiamo rirollare un altro po'. Non mi interessa. Dai, shop, perché sei così deludente? Suppongo lo zaino. E va bene, zaino sia. Cioè, nel senso, è parecchio inutile in questo momento. Però magari riusciremo a trovargli un buono scopo nella vita. Ok. Tu esplodi lì, fantastico. Grazie per avermi fatto male due volte. Grazie però per... Ok, molto bene, così. Ottimo. Soldi che... insomma, utili, suppongo. Inoltre il fatto di avere anche una carta per il teletrasporto è parecchio utile. Una troll bomb. Ok. Ah, inoltre, giusto, parlando di action figure, hanno annunciato un'altra cosa. Edmund. Insieme. Cioè, no, Edmund. Hanno annunciato che sta. Ora tra poco inizierà a vendere action figure di The Binding of Isaac. Per i quattro personaggi principali in Four Souls, che è parecchio figo. Facciamo che subito andare qua. Che io sinceramente trovo parecchio figo. C'è come per il momento come action figure c'è una di Maggie, una di Isaac, una di Maggie, una di Kane e una di Judah. E sono molto molto belle. Io non sono mai stato uno che colleziona action figure. Cioè, ne ho un paio, niente di che. Però non è che sia sempre stia così tanto accanito nell'action figure. Però devo ammettere che, dato che forse è il gioco che ho giocato in più di tutta il gioco che ho giocato di più in tutta la mia vita, suppongo che magari un action figure me la potrei anche comprare. Anche se un oggetto di Gappi, che posso anche tenermi ora che ci penso. Molto figo. Vediamo cosa abbiamo qui. Schifo, schifo, schifo e schifo.
Tra lo schifo sceglierei questa e addio. Ottimo. Wow. E devo ammettere che questa run è parecchio buona. Mi piace questo gioco alla follia. Certe volte tipo io penso, che ne so, ah, ma per quanto continuerò a giocare ad Isaac? Small Rock. Per quanto continuerò a giocare ad Isaac, io dico, ah, ma probabilmente mi stuferò, tipo un giorno registro un video e non mi diverto. Per il momento non è ancora successo. Vai, oddio, forse questo è un po' esagerato. Certe volte mi è successo, mi è capitato del tipo, ma forse era proprio perché la giornata non mi andava giù, del tipo, oh, sono appena tornato fuori da... sono appena tornato fuori dal lavoro, sono stanco, devo però registrare un video perché i miei iscritti contano su un video, vogliono vedere dei video, quindi va bene, mi metto a fare un video. Certe volte quindi è tipo, mi vedete, come dire, un po' svogliato, cose del genere, ed è proprio per questo motivo. Oh, di nuovo? Credo la terza volta che lo incontriamo? Qualcosa del genere, insomma. Ok, direi anche di donare il resto dei soldi. Puoi anche stare... Vabbè, ok, fai così. Ok. Andiamo. Va bene. Monetina. Monetine importanti per la nostra buona donation machine. Ok, possiamo quindi direi che possiamo andare. Magari qua top secret. Nope, ok. Devo ammettere che... Allora... C'è questa cosa. Un'altra cosa che non dovrei aver forse detto prima. Che è una cosa anche parecchio... Cioè, importante per... È una cosa parecchio importante per... non per voi, ma specialmente per me. Però ne avevo già parlato, soprattutto in questo è il mese di Four Souls, quindi parleremo un sacco di Four Souls. E c'è il problema che... Mi sa che il verdetto finale sull'acquisto o no di... appunto di Isaac Four Souls è un no. Per due motivi. Uno è il motivo principale, è che conosco la fanbase di Isaac e so che magari non subito, ma quasi subito, o almeno in attesa, che ne so, spariamo un numero a caso, un mese, e avremo tutte le carte di Four Souls fotocopiate e disponibili per tutti. E se tutto va bene, magari ci sarà anche una versione in Tabletop Simulator. E per uno dei motivi per cui non lo compro, non perché non voglio perché non voglio supportare il creatore vero Edmund Macmillan, ma è perché i costi di spedizione sono troppo elevati, e soprattutto in questo periodo sto veramente spendendo un sacco. Oh, guarda chi c'è. Ah, la vendetta. Non mi frega. Tank. Muori. Oh, che bello. Vendetta. Comunque, dicevo. Sì, non per il fatto che non voglio supportare il creatore, ma perché poi con i costi di spedizione diventa una cosa fin troppo cara. Io come stavo dicendo, sto veramente spendendo un sacco di soldi in giochi che anche voi avete voglia che io porti. Infatti sto spendendo, in questa settimana spenderò probabilmente 70 euro, 60 per, mi sembra di averlo già detto, no, forse no, comunque sono 60 euro per Octopath Traveler, che è una serie che volevo già portare di mio, però avevo anche visto un paio di persone che erano interessate nella serie che volevano che portassi.
E poi l'altro inizio a portare un'altra serie. E probabilmente il primo episodio arriverà, non mi ricordo, forse prossima settimana. Questo è meglio. Forse non sbaglio, arriva forse prossima settimana. Di West of Loading, che anche quella è un'altra serie che mi state chiedendo. E quindi ho intenzione di portare. Un angelo, ok. Ciao. Una stanza stretta, un angelo. Questa è un verdetto di morte. Normale che ho un sacco di salute, altrimenti sarei nei casini. Ok, di che è stata l'idea di fare una stanza così piccola e stupida? Non mi droppa nemmeno. Non mi droppa nemmeno il. Un pezzo della chiave. Avanti. Allora, comunque, stavo dicendo. Cosa stavo dicendo? Aia. Oddio, di che cosa stavo parlando? Ho perso il filo del discorso. Ah sì, un'altra serie che poi in futuro porterò, non la porterò subito, probabilmente la porterò con la fine di Octopath Traveler. Tanto so che Octopath Traveler sarà una storia parecchio lunga, quindi ci impiegheremo un sacco. Comunque, ci sarà probabilmente subito dopo Dark Souls Remastered. Perché mi avete chiesto di portare Dark Souls in più di una persona. Anche quello probabilmente potrebbe essere una... Ehi, ciao. Potrebbe essere una serie interessante. Tanto per vedermi sclerare. Dato che io seriamente non ho mai visto nulla di Dark Souls. Oh wow. One shotato. Parecchio figo. Non so quanta salute ho, quindi direi di farlo almeno una volta per avere sicuramente un po' di cuori a disposizione. Ok. Questa sarà una boss fight parecchio semplice. Comunque, quello che dicevo, sì, probabilmente ci sarà, farò anche una serie su Dark Souls. Probabilmente ci saranno anche cosa c'erano come altre serie? Cosa c'erano anche come altre serie? C'era Octopath Traveler, Rest of Loading, Dark Souls. Poi qualcos'altro. Ora non mi ricordo. Oh, ovviamente quando uscirà Hylix 2, che voi... Cioè, voi non avete ancora visto tutta la serie, ma io l'ho già registrata tutta. Sono 4 episodi, ogni venerdì uscirà un episodio, quindi domani aspettatevi appunto un episodio. Che schifo. Vabbè, almeno questo è divertente. Sì, quindi spero ovviamente anche in Hylix 2, perché Hylix 2... Cioè, Hylix primo, che ho giocato già tutto, l'ho trovato molto molto bello, e a quanto pare in Hylix 2 sembra che si stia concentrando il creatore in una storia un po' più elaborata, almeno da quello che ho capito. In effetti non è che si è visto molto, la grafica è migliorata un sacco rispetto al suo predecessore, è una cosa parecchio parecchio incredibile, se devo essere sincero. Probabilmente alla fine di questo video vi lascerò su Discord, sul mio Discord, quindi mi raccomando. Un'altra cosa, unitevi a Discord, perché Discord è una zona con tanta gente bella. Comunque probabilmente metterò il link del trailer di Hylix 2, perché io non vedo l'ora di giocarlo. Sembra lit. Ah giusto, come faccio a dimenticarmi? Allora, ho intenzione di portare quindi per il momento West of Loading e Octopath. Probabilmente con la fine di West of Loading, che non so quanto duri, però anche quello è un gioco parecchio lungo. Probabilmente mi metterò a fare i cosiddetti fan game di Lisa, perché è passato troppo tempo e mi mancano. E mi mancano dei contenuti stile Lisa. Quindi vedrete quello.
Muori, grazie. Oh, che gentile, anche tu. Perché Lisa, come ben sapete, è uno dei miei giochi preferiti di tutto il mondo. È un gioco figo, compratelo, è bello. È baffo, tu sei un lezzo perché non ti è piaciuto. No vabbè, ovviamente può anche non piacervi. Vi consiglio allora, se non siete insicuri, di guardare i primi episodi della mia serie su Lisa. Perché, come dire, dovreste provarlo senza spoiler, secondo me, il gioco. Però, fin tanto che vi spoilerate solo l'inizio, tipo il primo episodio, secondo me è tutto a posto. Secondo me non vi spoilerate molto. Ma la cosa intrigante parte da quando finisci la prima area e poi inizi a capire finalmente come funziona il gioco in tutto per tutto, o almeno quasi tutto e per tutto. E da quel momento capisci com'è il gioco, appunto, e ti diverti un sacco. Non posso dirvi quanto mi sono divertito nel rigiocare quel gioco e quanto mi sono commosso alla fine di quel gioco, nonostante sia e l'abbia giocato per già 5 volte. Ah, giusto, c'è un'altra serie, cacchio, me ne stavo per dimenticare. Undertale. Dove c'è Sans Undertale. Sì, ho intenzione di portare anche quella serie. Voglio portarla così almeno non smettete di chiedermelo. Quella serie potrebbe sostituire Hylix, suppongo. Ovvero video lunghi ogni venerdì o qualcosa, magari venerdì, lunedì. Devo ancora organizzarmi tutta la tutti gli orari per i video. Però secondo me alla fine verrà una cosa del genere. Inoltre, perché mi tenevo dei cuori rossi? È stupido. Stars, vabbè, io suppongo. No, non morire, voglio spam. Datemi spam. Datemi lo spannung, non morire. Ti odio. Ti odio. Vabbè, pazienza, volevo spam. Peccato. Comunque, stavo dicendo, sì, ci sarà anche Undertale come serie, quindi per tutti i fan di Undertale mi vedrete fare interpretazione di Papyrus o di altri tizi. No, almeno mi divertirò, perché mi diverte fare un po' di voice acting, fare un po' di doppiaggio, e non è una cosa che voglio fare di professione, però così, tanto per divertirsi, secondo me potrebbe essere figo. Inoltre, sì, no, comunque, appunto, secondo me ci divertiremo un sacco. E forse mi commuovo anche lì. Mi sono già commosso in quel gioco. Però vedremo se ha lo stesso rubber cement proprio alla fine. Per un po' più di divertimento. Yes. Suppongo questo. Ok, partiamo. Eh sì, anche Undertale sarà. Quindi vedete che ho da spendere un sacco di soldi. Oh mio Dio. Oh mio Dio. È spastico. Rubber cement e pop insieme non possono stare, a quanto pare. Lol. E così abbiamo anche completato Maggie Colorful Baby. Oh yes. Oh yes. Ora tocca a Kane. Oh, con Greedier. Uff. Va bene. Vabbè. Abbiamo finalmente finito Maggie. Oh yes. Prossima partita sarà con Kane. Evviva. Quindi direi che per questo video è tutto. Quindi vi ricordo di lasciare un bel mi piace, commentate e iscrivetevi al mio canale se non l'avete fatto. Iscrivetevi a tutti gli altri canali correlati. Condividete il video se vi è piaciuto, mi raccomando. E quindi noi ci vediamo al prossimo video. Un saluto salato e ciao.